è capitano Onofri, e poi Tostoni, e poi Gorì, e poi vediamo tutti i nostri che entrano, c'è Manfri, eccoli che entrano i protagonisti del derby. Nela, un pronostico rapido da vedere, c'è Gigi, prego di un pronostico, Gigi, un pronostico buttato lì. Com'è? Un pronostico buttato che lì. Che pronostico? Speriamo che vada bene. Va bene. Diciamo un derby dedicato alle signore oggi, in prima fila come a teatro, per voi? Ma per voi cosa 2-1? Ah, per il Genoa, cosa dici? Perché proprio sto uno qua? Gli volete, volete fargli fare un gol alla Sampdoria? Prima magari segnare la Sampdoria e poi tum tum all'89esimo e al 90esimo due gol del Genoa. No, al 90esimo no, perché faccio il gol. No, sarebbe bello. Ma prima dargli l'illusione alle signore sandoriane. Ma voi avete delle amiche sandoriane? No, perché se vi alleiamo non la miemo. Mi ego, i botteghego, tutto, ma non la mio manco. Non andiamo manca a Catà, devi te che tu sei. Ecco, bravo. Non vado manca a Catà. Non è una roba bunga. No, scusa. Sei a grande fregave. Tutti appassionenti si avviano a prendere posizione. Nessuno sembra entusiasmarsi, tutti sono calmi, straordinariamente calmi. Credo che sia gol di Damiani, però da qui non l'ho visto, però Milano è del 61. Però ci va bene 1-0. È 61, ma a me mi interessa vedere questi ragazzi. Grazie. Paesano, lei? Bresciani, pensa cosa fare ancora a pareggiare? Speriamo. Bruno Conti è valido, costa 1-0, si può fare ancora il secondo? No, noi ci proviamo, l'importante è noi vincere, 1-0, 2-0 qua. No, Conti. Sì, sì, dobbiamo stare attenti. Un bocca al lupo per il secondo tempo, ci va. Oscar. Gol importante per ora. Per adesso sì, speriamo che duri fino in fondo. Chiori, come va? Ha preso un brutto colpo. Ero rimasto senza fiato, tutti i modi. Sto riprendendo. Servi in avanti, Criscimanni. Peroni sbaglia. Sbaglia Peroni. Rete. A 50 anni che l'aspetto. A 50 anni che l'aspetto. È un buon capolavoro Fossati questo. Cappia. 50 anni che io l'aspetto. 47 ne ho e da l'età di 3 anni che vengo a vedere giocare al calcio, mi ha sempre fatto soffrire. Stavolta sto questo gol e penso che chiuda una volta per tutte, a San Vigero merita di vincere anche a meglio. Ma guardi, noi abbiamo vinto e sono contento soprattutto per la nostra gradinata al nord, la tribuna e i distinti, anche la altra gradinata, perché sono loro che ci hanno aiutato. Si capisce che se era per quei 50 e per certi giornali a Genova, noi non saremmo in queste condizioni. Solo che società e pubblico dobbiamo fare blocca a sé. Lascia vedere la partita Fossati, lascia vedere la partita. So che tu ti chiami Carlo e che sei un tifoso del Genova, sbaglio o dico il vero? No, è vero. Ma sei tifoso del Genova? Sì. Stavolta hai vinci, eh? Penso, spero. Hai scommesso con amici? No. Vedi sempre delle partite? Non sempre. Ah no, la domenica cosa fai? Non vieni con papà? Con gli amici, no, qualche volta sì. E oggi cosa pensi? Come va a finire la partita? Siamo manco un quarto d'ora alla fine. Il Genoa vince 2-0. Come finirà? Così o la Sampdoria ti fa un gol? Penso che vinca. Che vinca il Genoa. Pigliamo Talami, pigliamo. Talami, lei è il suo primo derby. Lo trovo distrutto, è moralizzato. Chiarugio, lei è il suo primo derby. Lei è un uomo che ha vinto tante partite. Che effetto le fa per un derby così? Quando si perde dispiace sempre. Peccato, perché insomma due gol in contropiedi penso che sia un risultato abbastanza pesante. Ci rifaremo nel ritorno, Chiarucci. Annuncio, un brutto derby. Brutto per noi, per loro è bello. Si è perso malamente. Tu pensi che potevate fare un 1-1, 0-0? Se hanno vinto loro l'hanno meritato.
Bruno Conti, non scappare, Bruno, non scappare, non scappare, Bruno. Felice di tornare a Genoa, hai fatto un derby, l'hai vinto. Sì, l'ho vinto e sono contentissimo veramente, quindi non istante. Ciao Bruno.